Serata super per la storia della Champions League, 10 gol in due partite finite entrambe in parità con livelli di spettacolo ed emozioni davvero da ricordare. Al Bernabeu è show tra Real e City, un continuo susseguirsi di gol e occasioni da una parte e dall'altra con l'onda della partita che ha cambiato tantissimo durante i 90 minuti. Un 3-3 epico tra Ancelotti e Guardiola. Pareggio anche a Londra tra Arsenal e Bayern, i Gunners fanno una grande partita ma i tedeschi fanno valere concretezza e cinismo. Il 2-2 finale tiene aperto ogni possibile scenario per la gara di ritorno. Se la lotta per lo scudetto sembra terminata e quella per l'Europa sembra abbastanza definita, la battaglia per la salvezza continua con sorprese domenica dopo domenica, col destino della Salernitana che sembra segnato a 7 giornate dalla fine, le altre cercano punti con le unghie e coi denti. 7 squadre in 5 punti per 2 posti all'inferno. Il Cagliari sembra scappato, ma domenica avrà l'Inter e potrà essere risucchiato di nuovo. Anche Frosinone, Sassuolo, Udinese e Verona avranno impegni difficilissimi, mentre grande attesa sarà per lo scontro diretto tra Lecce e Empoli. 3 Gran Premi, 3 podi, una gara saltata per appendicite che non condiziona l'inizio esaltante di stagione in questo 2024 di Carlos Sainz, il pilota Ferrari che sa già di dover abbandonare l'era rossa a fine anno per lasciare posto a Lewis Hamilton, è sicuramente il nome più caldo per il mercato piloti per la prossima stagione 2025. L'incrocio più facile è quello per cui lo spagnolo sostituirebbe Hamilton alla Mercedes completando la squadra insieme a Russell. La più ambita invece potrebbe essere quella che riguarda la pista Red Bull. Perez è in scadenza e nei prossimi mesi potrebbero chiarirsi molti scenari. È sempre corsa a 3 per il primo posto a Ovest, Clippers, Dallas intanto staccano il biglietto per i playoff, mentre Milwaukee risorge contro Boston nel possibile antipasto della finale della Eastern Conference. Reduce da 4 KO, Milwaukee si riscatta battendo 104-91 Boston nonostante l'infortunio al soleo di Antetokounmpo nel terzo quarto. A pochi giorni dal via della post-season c'è grande tensione per scoprire l'entità e i tempi di recupero dell'infortunio del fenomeno greco. Dentro una partita in cui si registrano soltanto 2 tiri liberi totali in tutta la gara, un nuovo record per la NBA e 0 per i Celtic, cosa senza precedenti, ancora solo panchina per Danilo Gallinari. Dall'Europa League alle ATP Finals di fine stagione, passando per gli internazionali di tennis, gli europei di atletica di Roma e quelli di calcio in Germania, senza dimenticare il grande ciclismo con Giro e Tour e naturalmente i giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024. Una stagione di sport a 360 gradi per la RAI, che ha presentato il nuovo palinsesto sportivo. Per l'amministratore delegato Roberto Sergio, la presenza della RAI è importante per certificare l'importanza del valore dello sport. Concetto ribadito anche dal direttore di Rai Sport, Jacopo Volpi. È un'importanza enorme, che veramente sono stati fatti dei passi in avanti eccezionali. Quest'anno, anche in un periodo abbastanza complesso per tutto il paese, sono stati fatti degli acquisti che veramente ci rendono orgogliosi. Avevamo già l'Olimpiade, avevamo i campionati europei di calcio con 31 partite, però tornare a trasmettere in diretta l'internazionale di tennis di Roma in questo momento in cui il tennis italiano sta andando veramente bene a livello mondiale. E poi il grande ciclismo, il Giro, il Tour de France, Olimpiadi, Paralimpiadi, ma la cosa molto importante è che è stato fatto questo acquisto dell'Europa League, 4 partite, forse 5, se ci sarà un'italiana in finale, credo che sia veramente un gran bel momento per lo sport della RAI, servizio pubblico, gratis.